No, continuiamo con le lezioni in presenza. Io per l'ennesima volta ringrazio tutti gli studenti che hanno fatto il vaccino e che ci hanno permesso di riaprire. Abbiamo, come sapete, siamo stati i primi a mettere l'obbligo del Green Pass anche agli studenti, non solo ai docenti, al personale, e questo è servito. Per cui adesso, per fortuna, le università, come sapete, vanno a semestri, quindi siamo nel semestre, nella fine del semestre, quindi ci sono soprattutto esami e esercitazioni, poche lezioni, e potranno mantenere lo stesso standard che hanno usato negli ultimi mesi. Da un lato dobbiamo stimolarli, sia i docenti che gli studenti, a intraprendere corsi di laurea che portino a professioni che sono fra le più richieste, perché non è che non ci sia lavoro, ma ci sono lavori che restano senza la sufficiente offerta. Quindi le competenze STEM, le competenze digitali, siamo sempre lì, che io vedo sempre però unite a quelle umanistiche, perché comunque l'aspetto umanistico dirige il modo in cui usi le tecnologie, quindi è molto importante tenerli insieme. Dall'altro un grosso lavoro sulla impresa italiana per stimolarli ad assumere laureati. Quindi, essendo un paese fatto di tante microimprese, piccole imprese che a volte hanno bisogno di un personale più tecnico che non laureato, invece stimolarli ad andare verso l'innovazione e quindi assumere sempre di più giovani laureati.